Comunque mia sorella ha tosato il cane ed è diventata il plus ultra della bellezza. È vero, è Nola. È una bellissima cagnolina ora. I bacini mi dai? Dai bacini perché so di crema mascarpone. Oh. Non sto tartufino. Ma cioè, ragazzi, è un Trudy, è un Trudy. Diventa anche un T-Rex poi. Se mi fermo, lui si ferma. Enola, Enola, c'è il pannolino, il pannolino. Com'è che si chiama? Uvalentino. Stasera abbiamo parlato abbastanza. Cosa dici? Abbiamo parlato abbastanza perché abbiamo anche mangiato abbastanza, quindi abbiamo festeggiato. Abbiamo fatto la prosa. Abbiamo fatto la prosa, la poesia. Round 2. La tautavo. Grazie, grazie, grazie. Tu fai la foto. Tu fai il video. La prossima immagine non è adatta ai grassofobici. Signori, questa è la mia pancia. Non la sto gonfiando dopo il cenone di Natale. Neanche il cenone, scusate. Il pranzo di Natale del 25, solo che l'abbiamo finito adesso che in pratica è sera. Se la gonfio è così. Vabbè, non sto a tirarvi fuori la maglietta. Comunque tipo ho lo stomaco che è durissimo, pieno, pieno, pieno di cibo. Bello è questo maglioncino. Big flex, ragazzi. Per la scienza, infatti, mi peserò con il mio calzino anabolico rosso. E infatti, come pensavo, sono circa 3 kg in più. Ah, sarà benissimo. C'era bidone anche. Spero stia filmando ancora. Ho appena finito un allenamento di braccia, infatti le ho belle in pump, piene di sangue, tipo non riesco a muoverle. Volevo fare un mini physique update, condizione massa bella spinta e peso, non me lo so dire perché in sti giorni sono più con la pancia piena che vuota. In ogni caso dovremmo essere sui 76. Questa è la condizione attuale. Penso mai avuto questi volumi in vita mia, non, a prescindere dalla body fat, perché di solito io tendo a avere adipe qua, sicuramente in questa fascia, e per il resto sono molto tirato, nel senso che anche a body fat alte ho delle righe qua nel petto e sul deltoide. I deltoidi attualmente sono coperti, quindi mi ritengo soddisfatto, vuol dire che ci siamo. Siamo arrivati a un punto in cui ci manca poco. Il bicipite, non so se riuscite a vedere, è ancora molto pelloso. Spero di starmi inquadrando, tra l'altro. E in ogni caso, vedete il petto, ora vabbè, c'ho il pelo che copre e un po' di pump. Comunque, anche qua ci sono qualche riga, c'è. Addominali sono completamente coperti. Si vede giusto un po' la forma della ciccia che si muove quando tiro. Vedete?
bello bello coperto, un sacco di detenzione, ci sta ragazzi. Niente, penso che farò una settimana di cut, ma uno piccolino, per poi salire ancora. Mi piacerebbe arrivare a 80, vediamo, anche perché le gambe, adesso mi vergogno a farle vedere perché sono piccole, non crescono ragazzi, cioè faccio una fatica che non avete idea a far crescere queste maledette gambe. Vabbè, vado a farmi una doccia. Buon Natale. Dobbiamo andare se vogliamo essere in aeroporto 6 ore prima del decollo. Hello, babbo. Lui è qua via Sicilia. Cos'è che ha voglia? Foto alla crew! Tutti? Vai, dobbiamo tornarci per ordiniamo la dica. Signori, breve video e aggiornamento della condizione a fine bulk, perché lo decido io che è fine bulk, o perlomeno siamo arrivati a una fase in cui sto più mettendo ciccio, come si può vedere da questo video, così sono in una condizione di riposo, questa è tutta pancia, sì, ho il braccio sicuramente più grosso dell'inizio, ma gli addominali ormai questo è il residuo che ho. Le braccia vi devo dire che sono proprio contento di come sono cresciute. Andiamo a vedere subito il peso. Sono in pratica in mutande. 76,2 ragazzi, che sono 9 kg in più rispetto a quando siamo iniziati. Questa è la gamba che ricordo era il mio punto debole e lo è secondo me ancora. È molto grossa in questa parte attorno all'inguine, ma poi si va a sfilare verso il basso. Cioè, non riesco proprio a far crescere la parte anteriore del quad. Vabbè, non importa. Ci penseremo poi in un futuro, in un'altra vita, con una genetica migliore. Niente, si comincia, ragazzi. Buffed by the day, versione cut.